Benvenuti su Asset Management, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo dell'asset management in Italia e ne parliamo con Roberto Russo, amministratore delegato di Assiteca SIM, e con Simone Bordoni, direttore del Family Office Nord Italia di Banca Finnat. Benvenuti. Buonasera. L'asset management in Italia si sta cambiando fortemente anche per via sia della regolamentazione, delle nuove regole della MiFID 2 che sta completamente ristrutturando il modo di portare avanti l'asset management, ma anche per via della tecnologia, anzi soprattutto per via della tecnologia che sta effettivamente cambiando strutture, organizzazioni e anche passando da un'ottica di prodotto a un'ottica di servizio. Nel 2018, per quanto riguarda gli andamenti, c'è stato soprattutto negli ultimi 3 mesi del 2018, c'è stata una volatilità fortissima e una caduta della crescita del risparmio gestito. E invece nel 2019 le prospettive si sono un po' ribaltate. Ora però regna la volatilità soprattutto per alcune incognite. Una è la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina che appunto sta dando una fortissima volatilità ai mercati e poi ci saranno anche le elezioni europee che insomma fra poco ci diranno anche degli esiti che probabilmente che comunque cambieranno un po' le situazioni. Bene, vediamo allora come si sta ristrutturando, diciamo usiamo questa parola, ristrutturando l'asset management, in quale direzione sta andando. Sì, in effetti abbiamo, come giustamente lei ha sottolineato, due processi in corso. Uno è la normativa, il cambio normativo un po' epocale rappresentato dalla MiFID 2, che impone forte trasparenza nella determinazione delle commissioni e dei costi, quindi grosso vantaggio per i clienti, ma grossa riduzione della marginalità per l'industria, che sta reagendo a tale, diciamo, nuova normativa con un forte processo, diciamo, di aggregazione e, come ha detto lei, un cambiamento dal concetto di prodotto al concetto di servizio, dove la consulenza rappresenta forse il tema dominante con il quale si farà la differenza all'interno, diciamo, dei top player. Più in particolare c'è una polarizzazione oggi perché le intelligenze artificiali, e torniamo al discorso anche della digitalizzazione, che è una rivoluzione oramai assolutamente in corso. L'intelligenza artificiale sta spostando, diciamo, l'industria verso una polarizzazione. Da un lato abbiamo i cosiddetti prodotti a benchmark, quindi quelli con degli indici di riferimento dove, ahimè, la presenza dei gestori diventa sempre meno indispensabile e questo porta un po' al processo che abbiamo avuto, le facciamo sempre la metafora, partito con il telepass nelle autostrade dove il casellante non serve più, un po' il gestore a benchmark è il cosiddetto casellante dell'industria e quindi le intelligenze artificiali sostituiscono elementi laddove non c'è bisogno di gestione attiva. Dall'altro lato c'è invece il concetto di boutique finanziaria che avrà sempre più, diciamo, importanza e quindi l'investitore futuro, ma anche presente, dovrà scegliere da un lato su prodotti standard molto poco costosi e dall'altro lato invece su dei servizi a valore aggiunto dove il costo del gestore sarà giustificato. Bene, vediamo anche com'è la raccolta adesso attuale del mercato e che tipo di domanda c'è in questa situazione che si sta evolvendo. Sì, diciamo che arriviamo, come abbiamo detto, da un 2018 per i mercati soprattutto azionari, ma anche obbligazionari, abbastanza problematico e negativo. Non accadeva più da, credo, la crisi del 29, che c'era una correlazione così negativa fra mercato azionario e mercato obbligazionario, e quindi qui, nella fine 2018, abbiamo avuto una raccolta per l'industria negativa, proprio derivante da un effetto mercato negativo e quindi, se vogliamo, una paura che ha serpeggiato presso gli investitori. Nel 2019 invece c'è stato questo forte recupero sia dei mercati azionari ma anche dei mercati obbligazionari e c'è stato un riposizionamento per quanto riguarda le masse da mercati azionari, appunto sfruttando, diciamo, un ritorno ai valori, diciamo, ultimo trimestre del 2018 verso i mercati invece obbligazionari. Quindi oggi abbiamo proprio, lo vediamo, sia lato ETF che lato fondi, quindi lato, diciamo, appunto i prodotti più passivi, invece più a valore aggiunto con i fondi, un spostamento di masse da quelli che sono i mercati azionari, quindi la parte azionaria, i mercati a
al parte obbligazionaria, nonostante i tassi di interesse siano in molti casi negativi, quindi si fa fatica a estrarre valore dalla parte obbligazionaria, però riscontriamo proprio questo, come dire, questo flusso verso la parte obbligazionaria. Quindi possiamo dire che c'è molta più prudenza nei mercati, cioè il mercato cerca di essere il più liquido possibile. Sì, c'è più prudenza, ma questa prudenza va interpretata diciamo in due modi. Da un certo punto di vista, cioè, ci sono prese di beneficio, perché abbiamo avuto mercati che nel primo trimestre del 2019 la gran parte dei mercati hanno reso più del 10%, quindi rendimenti a doppia cifra in un trimestre sono abbastanza straordinari, così come erano straordinari i rendimenti negativi a doppia cifra dell'ultimo trimestre del 2018. Dall'altro lato siamo alla vigilia delle elezioni europee, siamo oramai a pochi giorni dall'esito abbastanza importante le elezioni, dove se da un certo punto di vista è vero che non sono elezioni politiche, quindi sono quelle le elezioni poi in grado di cambiare, di modificare gli assetti governativi delle principali nazioni europee, da un altro punto di vista rappresentano un po' un sondaggio su quelli che sono gli equilibri dei governi attualmente a capo di ogni singolo Stato sovrano. In particolar modo sappiamo benissimo, abbiamo una debolezza in Francia del governo attuale di Macron, la Merkel è uscita di scena da poco, quindi ci sarà il primo test post-Merkel, e in Italia sappiamo benissimo che forse gli occhi, i riflettori puntati sono veramente sull'Italia, perché c'è questo governo che ultimamente sta scontrandosi all'interno della maggioranza, e bisognerà capire gli effettivi valori, gli effettivi pesi post elezioni europee del governo attuale e anche delle forze che nelle ultime invece elezioni politiche sono uscite perdenti. Quindi possiamo dire che in Europa l'incertezza è un'incertezza soprattutto politica, perché insomma, intanto c'è questa attesa molto emotiva anche su quelle che possono essere gli esiti delle elezioni europee, e poi effettivamente le ricadute che ci possono essere sui singoli governi possono portare, diciamo, a intensificare questa volatilità che c'è tuttora. E in una situazione di questo tipo, allora vediamo le tecnologie come si inseriscono, perché la tecnologia sta completamente rivoluzionando proprio le strutture, le organizzazioni. Nel risparmio gestito che cosa sta succedendo? Bene, nel risparmio gestito sta succedendo un po' quello che è accaduto nel mondo delle banche di qualche anno fa. Ricordiamoci ad esempio nel mondo della raccolta ordini, 15 anni fa le commissioni che percepivano gli intermediari erano circa dello 0,7% su ogni transazione. Poi sono nate le piattaforme online, le note piattaforme online che oggi dominano un po' il mercato della raccolta ordini, e oggi le commissioni saranno dello 0,10%, quindi un settimo, ma talvolta anche inferiori. Sta accadendo questo anche nel mondo del risparmio gestito, cioè mentre prima dei prodotti finanziari, fondi, avevamo commissioni di gestione dell'1-1,5%, sono entrati gli ETF, che è il nuovo prodotto che oramai sarà sempre più guidato da intelligenze artificiali, e quindi c'è un crollo dei margini dell'industria che va decisamente a vantaggio dei clienti, quindi il risparmiatore fortunatamente avrà un servizio a maggior valore aggiunto perché meno costi, ma l'industria ha minor valore aggiunto perché meno ricavi. Si sta andando verso un mondo di grosse aggregazioni e di un nuovo modello basato sulla banca assicurazione. Quindi anche qui la vittoria dei servizi un po' sui prodotti, perché le banche, sfruttando la notevole clientela di cui dispongono, nonostante ci siano stati appunto dei passaggi, delle riduzioni negli ultimi anni, hanno la possibilità di offrire servizi a valore aggiunto ai loro clienti, e quindi colmare quel gap di redditività che è arrivato, e sul mondo dei conti correnti, perché oramai nessuno più va in banca, nessuno più quasi firma un assegno, quindi i nuovi prodotti non esistono più, ma i nuovi prodotti sono proprio i nuovi servizi. Quindi il futuro è nelle grandi aggregazioni e nella diversificazione dell'offerta, dove il mondo assicurativo associato al mondo bancario, facciamo un esempio, le polizze vita, assolutamente rappresenta il prodotto di punta, e è un prodotto che in ogni caso offrirà anche al cliente una maggiore trasparenza, quindi minor costo. Quindi l'asset management si sposta in pratica dal prodotto al servizio, e il punto adesso è di creare praticamente un ecosistema che comprenda un servizio molto allargato, incentrato proprio sul cliente. Assolutamente sì.
C'è stato negli anni scorsi lo spauracchio un po' dei robot advisor quando sono iniziati a entrare sul mercato, pensando appunto che soppiantassero un po' di, insomma, tutta la figura e tutta la filiera dell'asset management. In verità il robot advisor, almeno per la fascia più alta poi della clientela, è uno strumento che serve proprio al consulente finale per poter, come dire, in un minor periodo, in minor tempo, riuscire a dare una risposta efficiente al cliente e quindi concentrarsi più appunto su un servizio che è quello su cui stanno andando soprattutto sia la asset management in generale, ma soprattutto anche le banche, soprattutto le banche magari banche private, quindi utilizzare il robo-advisor, quindi utilizzare quella tecnologia che permette poi di avere delle risposte rapide ed efficienti senza sostituire, diciamo, l'ultimo miglio che è poi la relazione poi efficace con il cliente. Quindi diciamo di sì che si sta portando sempre più alle banche o comunque alla SMG da un, come dire, un sistema di prodotto ad un sistema assolutamente di servizio, dove poi il culmine è, vuol dire, il family office, che è l'integrazione di tutti i servizi verso però, diciamo, la fascia molto più alta della clientela. Quindi lei prima parlava anche di una polarizzazione appunto tra servizi che verranno dati, cioè con commissioni molto contenute, e invece servizi che verranno dati ad una fascia alta di... al private. Sì, diciamo la fortuna è che la tecnologia sta anche consentendo ai clienti cosiddetti retail, cioè di fascia bassa, di poter accedere a dei servizi da boutique finanziaria. Quindi c'è anche una maggiore democratizzazione della finanza, intesa in tal senso, dove va detto oggettivamente che le grandi case di investimento, per crescere, avendo una marginalità minore, quindi è un discorso matematico, non possono che ampliare, cioè crescere per acquisizione. Stiamo assistendo anche a una campagna acquisti verso l'estero, anche perché la globalizzazione ci porta ad essere oramai cittadini del mondo, quindi le piattaforme elettroniche consentono di accedere a tutto il mondo. La rivoluzione dell'e-commerce è già arrivata, i grandi player del lusso ad esempio oggi vendono 24 ore al giorno, perché quando noi dormiamo magari ci sono dall'altra parte del mondo cittadini che comprano. Un po' sta succedendo, si sta un po' copiando questo modello, cioè comprare asset manager anche all'estero consente di sfruttare un servizio dove ci sono delle sinergie di costi e anche di servizi, ma rivolgersi al mondo intero. Dall'altro lato, per i piccoli risparmiatori, il mondo della tecnologia sta abbassando i costi e sta consentendo loro di entrare in servizi ad alto, diciamo, valore aggiunto, perché per le case di investimento costa meno anche fornire questi servizi. Quindi c'è un grosso vantaggio, forse la parte più penalizzata sono proprio quelle case di investimento che hanno vissuto fino a ieri un po' di una sorta di posizione dominante, di un oligopolio, dove bastava avere prodotti anche indicizzati per guadagnare grosse commissioni. La MiFID 2 ha creato, diciamo, un freno netto, e quindi è in atto una rivoluzione dove solamente i grossi, quelli che gestiscono il cosiddetto mercato di massa, quindi dei grossi clienti, potranno sopravvivere. I piccoli hanno una fetta di mercato molto interessante, che è quella, ripeto, delle boutique finanziarie. Quindi diciamo che la via di mezzo praticamente tende a o deve andare da una parte o deve andare dall'altra, cioè non c'è molto spazio da questa combinazione tra regole, tra MiFID 2 e tecnologia, per una via di mezzo. Assolutamente sì, io aggiungo solo che la MiFID 2 ha imposto anche al distributore, quindi alla rete di distribuzione, un importante processo di due diligence sui singoli prodotti che poi la rete offre ai propri clienti, e questo indubbiamente ha portato ad una nuova concentrazione, quindi anche, diciamo, dal basso, quindi dalla rete commerciale, arriva dalla rete distributiva, arriva una forte concentrazione, quindi i grossi player ovviamente vengono scelti dalle reti di distribuzione e i piccoli player o vengono inglobati nelle grosse case, oppure devono tra di loro, come dire, fondersi in modo tale da rimanere sul mercato. Quindi diciamo che la MiFID 2 ha effettivamente, come dire, è stato un po' uno spartiacque per l'industria dell'asset management e ha cambiato le regole del gioco. Ecco, per quanto riguarda la rete di distribuzione, anche lì effettivamente ci sarà, diciamo, una rete molto allargata. Sì, una rete sempre più altamente professionale, perché c'è anche un nuovo, diciamo, modello dove la preparazione del consulente finanziario diventa oramai una necessità, non più apparenza, come magari nel passato poteva sembrare al cliente. Cioè è evidente che oggi il consulente debba essere molto, molto, molto preparato, anche perché la preparazione è imposta a monte da una serie di normative e in termini di compliance alle quali sono soggetti
tutti quanti i player del risparmio gestito, quindi è necessario addestrare la propria rete di consulenti, la propria rete distributiva, perché oggi chi non conosce le regole di compliance, quindi anche grossi costi per l'industria, appunto costi maggiorati a fronte di margini ridotti, quindi è evidente che c'è una sorta di corridoio obbligatorio che impone alle reti di distribuzione un nuovo modello, la banca assicurazione, ma alle reti in termini di proprio dal punto di vista umano grosse spese in termini di preparazione della propria rete. Ci sarà una fuoriuscita di quei consulenti che magari fino a qualche anno fa potevano andare avanti con pochi aggiornamenti, e sicuramente questo a vantaggio dei clienti. La professionalità diventerà un elemento tangibile e che farà la differenza. Sì, poi è una preparazione che non va soltanto da un punto di vista finanziario, ma deve allargarsi anche da un punto di vista tecnologico, cioè il nuovo consulente dovrà essere anche in grado di poter maneggiare queste nuove tecnologie, di poterle anche pilotare. Anzi, molto di più, perché si parla anche di preparazione sotto l'aspetto fiscale, sotto l'aspetto dei passaggi generazionali. Quindi oggi in una banca, soprattutto nella banca private, il private banker viene formato o viene aggiornato, perché comunque questi aggiornamenti sono continui, proprio sulle varie tematiche che possono poi, come dire, nella relazione col cliente fare la differenza rispetto a oggi. Per esempio, c'è un aspetto molto fondamentale che è quello del passaggio generazionale, visto che chi detiene la ricchezza oggi in Italia è nella fascia dai 60 agli 80 anni e ha un problema di passaggio generazionale non solo al di fuori dell'azienda ma anche aziendale. Quindi, come dire, la preparazione anche su queste tematiche, che fino a qualche anno fa erano appannaggio solo degli studi professionali, avvocati, e oggi invece il private bank è tenuto a conoscerli il più possibile. Assolutamente. Quindi un'altra cosa molto importante è che bisogna fare i conti con i big data, perché i nuovi prodotti nasceranno da tutta l'analisi dell'intelligenza artificiale sui dati, sui dati che saranno a disposizione, che saranno sempre di più, perché considerando anche il fatto che si dovranno creare questi ecosistemi molto ampi, quindi che ci sarà anche l'internet delle cose che collegherà tutti gli oggetti. Sì, abbiamo una possibilità di accedere alle informazioni in tempo reale impressionante, che è la stessa cosa che accadrà ai clienti dell'industria, che banalmente tra poco, ma già lo fanno, con un clic sul proprio telefonino conoscono in tempo reale la composizione del loro portafoglio, ma appunto non solo sotto il profilo finanziario, ma proprio in termini anche di parte generazionale, immobili, cioè tutte le asset class. E poi un po' il concetto di family office si richiama perfettamente. Questo concetto oggi riservato a pochi, diciamo, eletti, probabilmente grazie a questa rivoluzione digitale sarà accessibile, chiaramente con i dovuti termini di paragone, un po' a tutti quanti. Quindi l'adeguamento di un mondo verso la rivoluzione tecnologica è un qualcosa a cui l'industria già sta studiando. Ci sarà anche la possibilità di studiare dei prodotti magari a più alto valore aggiunto, che comprendano anche delle società non quotate, investimenti in società non quotati, ai quali oggi il piccolo risparmiatore non può accedere, ma ci sono già in corso allo studio dei prodotti per l'investitore retail, che consentono appunto di accedere a quello del cosiddetto mondo delle boutique finanziarie. Quindi diciamo, si punterà molto sul servizio, però all'interno di questo servizio ci saranno dei nuovi prodotti. Sì, esistono dunque, per quanto riguarda i big data, in verità alcuni prodotti dell'asset manager, quindi fondi ad appannaggio anche dei retail, quindi che vanno anche appunto al retail, sfruttano già queste nuove tecnologie qua, e quindi la possibilità di immagazzinare miliardi di dati e di restituire un output. Quindi esistono già dei fondi basati su questa tecnologia. Per quanto riguarda invece i nuovi prodotti, che faceva riferimento il collega, abbiamo avuto i famosi peer, anzi in verità la versione 2.0, che insomma non è piaciuta molto al mercato, ma ha aperto i peer e soprattutto a chi li gestisce a un mondo che è un po' più appannaggio appunto dei grandi investitori, soprattutto istituzionali, che è il venture capitalist. D'altro canto, l'ultimo prodotto di cui si parla, in verità è una normativa risale al 2015, sono gli ELTIF, questi European Long Term Investment Fund,
sono nati adesso i primi prodotti in Italia e questi prodotti vogliono appunto portare il piccolo risparmiatore, perché ci sono soglie di ingresso minime abbastanza appunto minime, insomma dai 1.000 ai 10.000 euro, vogliono portare il piccolo risparmiatore, quindi il retail, verso investimenti invece in azioni appunto non quotate, quindi in tutte quelle imprese che fanno poi il tessuto industriale italiano, non quotate o se sono quotate inferiore a un certo a 500 milioni di capitalizzazione. Quindi diciamo che si stanno studiando prodotti che punteranno e vogliono, diciamo, portano quelle logiche, quegli investimenti tipici della boutique, tipici di investitori di alta fascia verso il retail, con tutte le dovute cautele, perché poi sappiamo benissimo che vuol dire ci sono investimenti, investitori. Quindi insomma prodotti anche che spingono ad una crescita delle imprese, no? Quindi anche diversificare il mercato finanziario. Beh sì, spingono verso l'investimento del risparmio verso l'economia reale. Un dato abbastanza impressionante dell'economia reale, del risparmio, è che l'industria del risparmio gestito ha comunque toccato, nonostante si sia ridotto molto il tasso di crescita, perché siamo passati da 97 miliardi nel 2017 a 9 miliardi di risparmio in più, di raccolta nel 2018, ma il risparmio complessivo ha toccato il record di 2.143 miliardi nel mese di marzo, ultimo dato di Assogestioni, ma il risparmio privato degli italiani è 4.300 miliardi, che sommato al valore degli immobili parliamo di 9.500 miliardi di valore degli asset in Italia, a fronte di un debito pubblico di 2.300 miliardi. Quindi il solo valore del risparmio privato, 4.300 miliardi, ci fa capire le potenzialità della distribuzione di questo risparmio nell'economia reale sono enormi. Quindi è molto importante che, sfruttando l'innovazione tecnologica e appunto anche dei prodotti dove che siano ben diciamo venduti e con i dovuti parametri di rischio, cerchino di veicolare il risparmio verso l'economia reale, perché sappiamo che il mondo delle infrastrutture, ad esempio, è un mondo dove ci sono state grosse difficoltà nell'utilizzare il finanziamento bancario per le regole imposte da Bruxelles che hanno paralizzato le banche italiane. Quindi abbiamo anche un'opportunità di creare nuovo PIL per l'Italia, di creare crescita reale. Quindi siamo, diciamo, in una fase, come diceva il collega, in uno spartiacque importante dove la posta in gioco è molto più alta di quella che possa apparire. Possiamo dire che anche tra i nuovi trend adesso c'è anche la finanza sostenibile, per cui sono investimenti che sono diretti proprio a preservare l'ambiente, il sociale e quindi la governance, quindi insomma sono investimenti di sostenibilità. E che altri trend si possono vedere adesso di sviluppo? Ma diciamo è molto importante, diciamo, qual è un rovescio della medaglia di questa eccessiva digitalizzazione e rivoluzione tecnologica? L'emotività. Il problema è che abbiamo talmente tante informazioni che la divulgazione in tempo reale, faccio l'esempio della minaccia di Trump di aumentare i dazi contro la Cina, genera una volatilità sui mercati assolutamente irrazionale, perché poi dopo 5 giorni si rimangia la parola, usa la famosa politica della carota e del bastone e i mercati si riprendono. Allora bisogna investire proprio nella divulgazione dell'educazione finanziaria tra i risparmiatori, quindi ci vuole un calmiere un po' di fronte a quello che stiamo vedendo anche nel mondo politico. I tweet sono diventati il nuovo strumento, e lo fa Trump per primo, diciamo, di propaganda elettorale. Nel mondo del risparmio c'è un po' anche questo rischio di scivolone verso l'emotività, cioè quindi l'ottica di breve termine rispetto al medio lungo termine. Ecco, bisogna, almeno è quello che noi su cui teniamo moltissimo per i nostri clienti, trasmettere il più possibile informazioni e, diciamo, sulle società e sugli investimenti in modo assolutamente semplice, per dare maggiore tranquillità ai risparmiatori. Gli investimenti vanno sempre ragionati in ottica di medio e lungo termine, perché il mordi e fuggi è un altro mestiere, il trading è un mestiere a parte, ma quando parliamo di risparmio gestito, di quei 2.100 miliardi, parliamo di forse del bene più prezioso che abbiamo all'interno del nostro paese. Quindi bisogna investire nell'informazione reale, cioè nel tranquillizzare gli investitori nei momenti difficili. Cito Warren Buffett, che è il più grande investitore del mondo, e dice: bisogna essere avidi quando gli altri hanno paura e avere paura quando gli altri sono avidi. Molto spesso succede il contrario, cioè quando si generano, e abbiamo visto a dicembre, quando il mercato ha perso il 10% in un mese, sembravamo alla vigilia dell'apocalisse. Nel mese successivo, nei 3 mesi successivi, è stato un più 15%. Quindi investire nella
educazione finanziaria, nel senso dare informazioni il più possibile consistenti, reali e semplici e parlare in modo semplice ai risparmiatori. Quindi educazione finanziaria, formazione, una nuova cultura. Assolutamente sì, permettetemi una battuta che è quella di bisognerebbe eliminare il NAV giornaliero per alcuni prodotti, per alcuni clienti. Al di là della battuta è proprio questo, cioè quello che la volatilità spesso e volentieri non bisognerebbe, come dire, considerarla perché non è veritiera, non si basa su solide, come dire, sui fondamentali, per cui bisognerebbe invece guardare gli investimenti di medio e lungo periodo e lasciare stare il prezzo giornaliero, come dire. Per cui sì, molto più cultura e molta più professionalità anche da parte di chi fa il nostro mestiere. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio molto Roberto Russo, amministratore delegato di Assiteca SIM, e Simone Bordoni, direttore del Family Office Nord Italia di Banca Finnat. Grazie. E arrivederci a tutti alla prossima puntata di Asset Management qui sulle Fonti TV.